Rigenerare e ripensare le periferie del paese per farle diventare entro qualche anno sempre di più luoghi di inclusione sociale, innovazione e sostenibilità. L'argomento è stato al centro del convegno dal titolo Il ruolo del volontariato sociale nelle periferie cittadine, organizzato dall'associazione Erga Omnes. Tra i relatori, collegato in videoconferenza, il prefetto emerito Luigi Savina, già vice capo della Polizia di Stato, il quale, rispondendo ad una domanda del giornalista del quotidiano Il Centro, Lorenzo Colantonio, moderatore dell'incontro, ha raccontato di quando, da investigatore, impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, nel 1996 arrestò nella periferia di Agrigento il boss e killer di Cosa Nostra, Giovanni Brusca, autore della strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone e la moglie, attribuito al recupero sociale delle periferie della capitale economica d'Italia. Le periferie sociali, ovvero quelle zone o quartieri i cui abitanti vivono in una condizione di marginalità sociale, con minore attenzione delle istituzioni e limitazioni all'accesso ai servizi e alle opportunità che vengono offerte in altre zone del tessuto urbano. Cosa fare dunque per migliorare la qualità della vita nelle periferie? Come intervenire in zone cui spesso mancano servizi sociali e presidi di prevenzione della legalità attraverso una forte sinergia tra istituzioni locali e partecipazione dal basso e la definizione di una roadmap nazionale che metta davvero al centro le periferie, è stato detto, attraverso politiche ed interventi duraturi e lungimiranti che permettano di contrastare disuguaglianze ambientali, sociali ed economiche in aumento soprattutto nelle aree urbane.